Cari amici, Life in Style comincia da oggi la sua avventura. Un viaggio nel bello che esiste, che va scoperto, valorizzato, amato. Il bello che diventa ricerca di uno stile come modello di vita. Il bello da vivere che dona sostanza al bello di vivere e riempie di armonia il mistero della vita. Viaggiare dunque, ma anche abitare, muoversi, vestirsi, riposare, curarsi e mangiare. A ben pensare i verbi all'infinito del nostro vivere quotidiano, i verbi a cui diamo un significato, cui noi stessi siamo legati alla fine. Questo voglia essere Life in Style. Speriamo di esserci riusciti. Il titolo Maxim Girl of the Year della prestigiosa rivista Maxim è stato assegnato a una bellezza araba, alla giovanissima Jiyan Lukiar. Alla presentazione del calendario c'eravamo anche noi. Guardate il servizio. Bellissima serata, ho visto già tutte le ragazze che li accompagno già da qualche mese, quindi sono molto contenta con questa collaborazione con Maxim. Ho conosciuto tantissime ragazze, sono veramente bravissime. La cosa che mi è piaciuta di più è trovare tante ragazze di nazionalità diverse, quindi quelle molto internazionali e la globalizzazione, quindi penso che in questo momento è un momento un po' per tutti, quindi vincono i migliori, no? Allora Pasqualina, dalla pupa agli eventi mondani, sei sempre più bella, più richiesta, come si vive quando la vita si cambia a 360 gradi? Allora, hai detto proprio bene, la mia vita è cambiata a 360 gradi, io sono passata dai banchi di scuola a pupa, agli eventi e devo dire che è molto bello perché è quello che ho sempre desiderato, quindi è una nuova vita, sono contenta, sto vivendo un momento felice della mia vita, spero prosegui. Poi chissà, chi vivrà vedrà. Melita Tognolo all'evento Maxim Girl of the Year. Ciao Melita, sei sempre bellissima. Quest'anno Maxim ha assegnato il titolo Maxim Girl of the Year a una bellezza araba. Dacci il tuo parere, cosa pensi? Guardi, io sono felice anche se non l'ho vista questa ragazza araba e sicuramente io tifo Italia, però Maxim è una testata che io porto veramente nel cuore perché nel 2006 ho vinto Miss Maxim Italia e non ero ancora conosciuta e poi andando avanti ho fatto anche la copertina, quindi è una testata che io amo molto. Ti ha portato bene Maxim? Moltissimo, sì certo. Senti, ultimamente ti vediamo un po' triste, come sentimentalmente come sei messa? Sì. Beh, sono single, sono triste a tratti, insomma, dipende dalle giornate, però sicuramente cerco una persona che voglia al mio fianco. Sì. Come si dice, meglio solo che male accompagnata. Questo è sicuro, sicuro. Ti ringrazio e ti auguro buona serata. Grazie a voi. Silvia Brusadelli, direttore generale di Maxim Italia. E quest'anno Maxim ha preferito la bellezza araba. Con quali criteri l'avete scelta e perché? Non ha voluto premiare la bellezza araba in particolare,
Maxim Girl of the Year 2010 è un concorso che ha voluto dare l'opportunità a delle ragazze sconosciute di comparire sulle pagine di un importante calendario. Alla fine Jeanne Lucchiare è risultata comunque la più amata, la più apprezzata per diversi motivi, perché comunque è una ragazza assolutamente solare, brillante, dinamica e rispecchia perfettamente quello che è lo stile di Maxim. E quindi abbiamo voluto premiare la donna, non la provenienza. Maxim ha scoperto tante modelle che oggi sono diventate famosissime. È un bel trampolino di lancio, secondo te? Sì, sì, siamo convinti di avere un buon occhio in queste cose, quindi siamo assolutamente soddisfatti di essere un portafortuna per molte ragazze. Sicuramente tutto lo staff, a partire dal direttore ad arrivare a chi si occupa dei casting, della scelta, della selezione, ha comunque un ottimo gusto nell'interpretare quello che può essere uno stile anche nel futuro, sia televisivo che nel mondo dello spettacolo, che comunque in molti altri frangenti dell'entertainment. La cucina macrobiotica è semplicemente l'arte di bilanciare le forze universali yin e yang così come appaiono sulla terra, per essere in armonia con l'ambiente naturale e con l'universo nella sua tonalità. Eccoci in cucina, sono con Arianna Milano, una delle cuoche di Sanagola, a presentarvi un piatto di cucina macrobiotica. Ciao Arianna, quale ricetta ci prepari oggi? Oggi cucineremo scaloppine di seitan al limone. Il seitan cos'è? Spieghiamo al nostro pubblico a casa che non sa. Il seitan è un ingrediente molto particolare, molto adatto alle persone che magari vogliono cominciare a cambiare appunto alimentazione e eliminare un po' la carne e sostituirla quindi con il seitan. Il seitan è glutine di frumento e praticamente si ottiene dalla farina di frumento, appunto, quindi attenzione per i celiaci che in questo caso potrebbero benissimo cambiare questa ricetta utilizzando il tofu. Quindi è un prodotto appunto molto proteico che appunto può sostituire la carne in certi piatti e può in un certo modo ricordare anche il gusto appunto a chi poi magari può mancare la carne dopo aver cambiato alimentazione. Allora tagliamo il seitan orizzontalmente in fettine abbastanza sottili in questo modo. Ecco qua. Andiamo poi a impanare le scaloppine di seitan nella farina. Quindi vediamo che semplicemente le arrotoliamo nella farina, in questo modo. Ok, a questo punto prendiamo la pentola e con un filo d'olio sul fondo andiamo a scaldare un attimo l'olio e poi a disporvi le fettine di seitan al di sopra. Aggiungiamo un po' di sale. Andiamo poi a girare le scaloppine e di nuovo lasciamo friggere per un altro minuto. Il seitan è ingrediente già pronto o bisogna comunque cucinarlo? Allora, si può trovare già pronto, come vedete quello che ho tagliato io, che lo vendono in panetti, oppure se volete provare si può anche ottenere dalla farina proprio. C'è un procedimento che non è neanche troppo difficile, però comunque permette di ottenere il seitan direttamente dalla farina. Nel frattempo spremere circa mezzo limone per la quantità di scaloppine che abbiamo usato oggi. Come vedete assomiglia proprio a delle scaloppine di carne. A questo punto spegniamo il fuoco e possiamo servire direttamente le nostre scaloppine.
Questa ricetta abbiamo usato olio d'oliva, extravergine d'oliva, altrimenti possiamo utilizzare anche l'olio di sesamo, che è molto adatto alla cucina, appunto nella cucina macrobiotica viene utilizzato spesso. L'olio di sesamo non è un po' troppo forte come il sapore? Diciamo che dipende un po' dai gusti, ecco, però è più forte magari in certi piatti, ma comunque col seitan si sposerebbe molto bene. Come vedete sto aggiungendo le nostre scaloppine di seitan a un piatto, ad un altro piatto, ecco qui. E vediamo allora dei crauti rossi all'agaro, quindi cavolo cappuccio rosso all'agaro, semplicemente saltato anche qui con olio d'oliva e alla fine dell'aceto di riso. Dopodiché abbiamo cotto a vapore delle carote tagliate appunto in questo modo abbastanza trasversalmente e un riso rigorosamente integrale al verde. L'ho chiamato al verde proprio perché è cotto con verdure, saltato con delle verdure verdi. Aggiungiamo alle nostre carote al vapore anche della maionese vegetale, fatta con, in questo caso, olio di girasole, aceto di riso anche qui o di mele, potete utilizzare entrambi, un po' di sale e del latte di soia. Per persone che non vogliono appunto mangiare uova o latticini, la maionese, oppure appunto la maionese vegetale, è un ottimo modo per ovviare al problema. Come vedete, in pochi minuti il piatto semplice e gustoso, ma soprattutto sano. E ricordate, il benessere viene mangiando. Il segmento dei crossover continua a crescere ed è l'ultima arrivata la Mitsubishi ASX, elegante e cittadina, compatta e adatta ad ogni esigenza. Eccola!